Ciao Vinicio, Ciao. siamo a Prato in via Brunelleschi dove tu sei venuto per riabilitare la tua bocca. Sì, effettivamente mi sono trovato bene fino all'inizio. Quando sono entrato ero un po' titubante perché avevo paura del dentista, perché diversi anni fa mi ero trovato male e allora ed era successa una cosa non tanto bella, io mi ero impaurito e da allora non mi ero più curato, ecco. Allora, E ora invece mi sono m'hanno accolto gentilmente, poi mi hanno tranquillizzato molto, ecco. Ho trovato proprio familiarità anche, ecco. Vinicio, ti avevano detto di venire alla Iris e due amiche. Sì, mi sono trovato benissimo, mi hanno detto che era seguite bene anche. E anche questo penso sia importante perché penso ora che ho i miei denti, sicuramente avrò da anche in seguito da curarli e da Devi fare l'igiene. l'igiene, sì, quella. I tuoi denti si stavano rovinando tutti nella Sì, parte superiore nella parte specialmente. superiore. Raccontami. Sì, perché ultimamente poi erano talmente consumati che addentando un po' di pane mi si è spezzato un dente proprio, un incisivo davanti, e allora senza denti no, non potevo stare. E allora Hai detto. soccorso subito Alla Iris, dal all'Iris, dottor dal Cesare. dottor Cesare Il Paolesco. dottor Cesare, il giorno Sì, il giorno dell'intervento, dell'intervento. ti ha dato forza. È stata una persona valida e mi ha rassicurato tanto, ecco, questa è stata una cosa particolare che ricorderò sempre. Ti sei leggermente addormentato? Sì, mi sono risvegliato alle 6 la sera, tranquillo, ho ripreso i miei indumenti e sono venuto via. Chi ti ha accompagnato? La moglie, La come moglie, come sempre. sempre, anche oggi c'è tua moglie di Sì, là. anche. Senti, Vinicio, ti ricordi cosa hai messo nella parte superiore Sì, 6 impianti e e nella nella parte parte inferiore inferiore? 4. Quindi hai 10 impianti. 10 impianti, sì. Hai messo subito una protesi. Sì, è provvisoria e dopo quanto una quindicina di giorni mi hanno messo quelli definitivi. Chi hai adesso? Sì, che ho adesso, sì. Poi avevo tanta paura anche di prendere le impronte perché insomma mi dava un po' noia. Nella parte inferiore è andata bene, nella parte superiore da primo, ma poi dopo ce l'ho fatta. E poi nel secondo, quando mi hanno messo i definitivi, dopo l'operazione mi hanno ripreso le impronte, addormentato, sì, non ho sentito neanche niente, Ecco, te l'hanno perché è fatto. stata proprio anche quella una cosa L'hai buona, l'ho apprezzato molto. apprezzato molto. Adesso con i tuoi nuovi denti e con la tua bocca, che prima mi hai detto sono i miei denti, Sì, sono i miei denti, me li sento miei, ecco. cosa mangi? Tutto, tutto, proprio tutto. E Ora, sorridi sì, anche. ha voglia. Tutti mi dicono, oh, fammi vedere i denti. Tutti, fammi. E io faccio così, un bel sorriso. Come fai? Un bel sorriso, così, a 32 Mi hai detto quanti anni hai, ma non lo voglio dire, non ci denti. No, credo. vabbè, 77. Allora, a 77 anni hai fatto un Sì. bimascellare Sì, in sedazione cosciente. cosciente e quando ti sei svegliato, comunque, a parte un po' di No, no, sanguinamento. ma tranquillo proprio. Ho detto, ho guidato io per tornare a casa. Ora mi sento contento, dai. Tante grazie Grazie anche a te. di averci Grazie raccontato la tua tanto. storia, Ok, eh? buono.